Usi Listerine o Parodontax? Allora c'è qualcosa che devi sapere. Un recente test condotto dalla rivista tedesca OcoTest ha analizzato 27 colluttori e ha messo in luce risultati sorprendenti. I marchi più famosi come Parodontax e Listerine sono stati bocciati per la presenza di sostanze potenzialmente dannose. Ma cosa è stato trovato? Tra le sostanze problematiche ci sono il metil salicilato, un aromatizzante considerato tossico per la riproduzione, e il sodio lauril solfato, un tensioattivo che può irritare le mucose. Anche l'uso di clorexidina di gluconato è stato criticato, poiché può causare macchie sui denti e alterare il gusto. Quali sono i migliori prodotti? Colluttori naturali e low cost, come Alterra e Alverde, hanno superato brillantemente i test senza queste sostanze dannose. E il fluoro? Buone notizie! I colluttori con fluoro aiutano a prevenire la carie rafforzando lo smalto dei denti. Quindi sono una scelta valida per chi ha un rischio elevato di carie, come adolescenti con apparecchi ortodontici o persone con limitata igiene orale. Quindi, cosa fare? La scelta del colluttorio non va presa alla leggera. Nonostante l'efficacia di alcuni prodotti nel rimuovere la placca, è importante optare per formulazioni senza sostanze irritanti o potenzialmente tossiche. Vuoi rimanere aggiornato su queste tematiche e scoprire quali sono i prodotti più sicuri per la tua salute? Seguici sui nostri canali social per non perdere nessuna informazione.